Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova avventura. Oggi vorrei andare alla ricerca del tasso, questo particolare mammifero notturno che non sempre è così facile da avvistare. Proprio per questo ci serviremo della fototrappola, questo particolare strumento fotografico che ci permette di filmare animali in natura senza recargli disturbo. Proprio stamattina, e per chi segue la pagina ufficiale del canale su Instagram, ricordo è questa qui, già lo saprà perché ho fatto un'anticipazione proprio nelle storie, mi è arrivata questa fototrappola qui, questo nuovo modello prodotto e distribuito da Apeman. Ho dei dubbi sulla pronuncia, ovviamente, quindi la italianizziamo nel dubbio. Comunque vi lascio il link in descrizione per acquistarla, c'è proprio il sito Amazon dove potete andare a vedere più la scheda tecnica nello specifico e, se siete interessati, anche acquistarla. Come funziona più nello specifico una fototrappola? In due modi principalmente, di giorno e di notte. Di giorno si comporta come una normale fotocamera che registra filmati a colori, di notte li registra in bianco e nero. Perché? Perché registra attraverso dei LED ad infrarossi. Quindi l'animale non viene spaventato dal classico flash, ma senza alcun rumore, senza alcun disturbo, i LED illuminano ad infrarossi la scena. Ci sono dei sensori di movimento che permettono di rilevare il corpo dell'animale quando si muove e di conseguenza di attivare la registrazione di foto o di video solo nel momento in cui l'animale passa davanti alla fotocamera. Questo permette ovviamente un risparmio di batteria e per questo è possibile tenere la fototrappola fissata ad alberi, a cespugli, proprio per questa sua colorazione così mimetica, è possibile tenerla fissata anche per un lungo periodo di tempo. Vediamo più nello specifico come si presenta all'interno. Apriamo la scatola, c'è il libretto delle istruzioni e la nostra fototrappola ancora imballata. Qui ci sono le varie pellicole, tra cui quella azzurra che nasconde la fotocamera e i LED ad infrarossi, e poi c'è il sensore di movimento di cui vi parlavo prima. Aprendola, c'è lo spazio dedicato al menu, al settaggio, a tutte le impostazioni e anche a rivedere i filmati che abbiamo registrato e che vengono automaticamente salvati sulla memory card che andremo poi ad inserire. Direi di non dilungarci molto e di iniziare subito la nostra avventura. Sono passati un po' di giorni, ma finalmente eccoci qui. Quanti di voi hanno mai visto un tasso in natura? Beh, nel caso l'aveste visto, probabilmente l'incontro sarà accaduto di notte. Questo perché il tasso è un animale dalle abitudini crepuscolari e notturne, mentre durante il resto del giorno resta a dormire in una delle tante tane che vengono da loro scavate grazie ai possenti artigli. Ed è per questo che oggi ci sposteremo in questi boschi alla ricerca di alcune tracce del passaggio e della presenza del tasso in questa zona, in modo da essere certi di posizionare la nostra fototrappola nel luogo esatto. Alcuni indizi che possono confermare la presenza del tasso in questa zona sono sicuramente gli escrementi, ma niente dà più certezza del ritrovamento di una tana. Infatti essa sarebbe la prova che la presenza del tasso in quest'area non è saltuaria, bensì stabile. E se non ricordo male, proprio in quest'area, tempo fa, ce n'era una. Mentre camminiamo alla ricerca del luogo perfetto per posizionare questo strumento, vorrei un attimo presentarvi, almeno in grandi linee, quello che è il protagonista di questa avventura, il tasso. Il tasso è un mammifero notturno appartenente alla famiglia dei mustelidi. È un animale di notevoli dimensioni, infatti arriva tranquillamente al metro di lunghezza e ai quasi 15 kg di peso. Nonostante ciò, un po' come l'orso bruno, non è un grande predatore. La sua dieta infatti è molto opportunistica e comprende in gran parte insetti, carogne, tuberi, ghiande, bacche, graminacei, nonché animali più grandi come rettili, anfibi e piccoli mammiferi. Spesso il tasso attacca e si ciba anche di nidi, di vespe, calabroni, delle quali non teme la puntura perché ha una protezione che è fornita dal folto pelo e dalla pelle spessa. I predatori principali del tasso, nonché gli unici, sono il lupo, l'orso, la lince e il cane randagio. Di questi l'unico presente in questa zona, presente tra virgolette perché in realtà la sua presenza qui è saltuaria, è il lupo. Ovviamente l'assenza di predatori per il tasso sicuramente garantisce una crescita notevole per la popolazione di tassi che vive in questa zona.
Questa è la tana di cui vi parlavo. Vista l'assenza di tracce e le condizioni, probabilmente è una tana abbandonata da un pezzo, ma questo non esclude che nei dintorni ci siano altre tane abitate di tasso. Una tana generalmente ha sempre almeno un'uscita di emergenza, che in questo caso non è visibile. Questa invece è l'entrata principale, scavata dall'animale grazie all'ausilio dei possenti artigli. Dovete sapere che il più delle volte una tana è abitata anche da più nuclei familiari e ognuno di essi dispone in media di almeno 3 camere. C'è inoltre da sapere che il tasso condivide anche la propria abitazione con altre specie animali. Tipico è il caso della volpe rossa. Tra tasso e volpe c'è una sorta di commensalismo, di collaborazione involontaria. Infatti, se il tasso contribuisce al mantenimento e alla pulizia della casa, la volpe invece contribuisce involontariamente al sostentamento alimentare del tasso, in quanto porta nei pressi della tana avanzi di cibo. Tuttavia, spesso i tassi si comportano in maniera aggressiva verso le volpi, a volte scacciandole anche dalla propria tana. Poiché questo mammifero va in letargo per tutta la stagione invernale, durante l'estate tende ad accumulare abbondante grasso corporeo che gli darà le calorie necessarie a sopravvivere a lungo inverno. Seppur abbandonata, la tana è un ottimo indizio ed è per questo che la nostra fototrappola la posizioneremo proprio qui vicino. Perfetto, questo è un punto apparentemente buono per posizionare la nostra fototrappola. Infatti, davanti qui c'è proprio una pista dove passano probabilmente molti animali, tra cui anche cinghiali, istrici e tant'altro, ma ciò non esclude che non possa passarci anche il tasso. E inoltre qui di fronte c'è un'altra pista, quindi posizioneremo la nostra fototrappola proprio su quel tronco lì, in modo da inquadrare tutta questa zona. Abbiamo lasciato passare 3 notti prima di andare a ritirare la fototrappola, adesso ci dirigiamo verso il bosco e vediamo cosa abbiamo filmato. Siamo tornati a ritirare la fototrappola, adesso visualizzeremo i filmati sperando di aver filmato qualcosa. Perfetto, questo è un tasso, però è passato un attimo così, di sfuggita. Ed è passato non su quella pista, bensì su questa. Quindi ci conviene adesso riposizionare la fototrappola lungo questa pista, magari su quel tronco lì, sperando di poterlo filmare meglio. Posizioniamola qui in modo da avere un'inquadratura bene o male completa della pista di fronte dove è passato il tasso. Accendiamo. E andiamo. Ci vediamo tra qualche giorno. A distanza di qualche giorno siamo tornati a controllare gli esiti della fototrappola, quindi ci incammineremo verso il punto dove l'abbiamo posizionata sperando di aver filmato qualcosa.
Siamo finalmente arrivati al luogo dove abbiamo posizionato la fototrappola, adesso la ritiriamo e guardiamo insieme i filmati. Incrociamo le dita. Visualizziamo i filmati. Eccolo. Ora si vede molto molto meglio. È passato proprio lì davanti. Ed è anche un bellissimo esemplare. Bellissimo. Siamo riusciti anche a filmare altri animali. Qui ci sono diversi cinghiali. Eccoli qui. Guardate che belli. Qui addirittura due insieme. Qui la ripresa ancora non è in bianco e nero perché non era ancora diventato buio totale e quindi ancora la fototrappola non era passata nella modalità infrarossi. Anche questa avventura volge al termine e io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per sostenerlo e per rimanere sempre aggiornati non appena usciranno nuovi video. Iscrizione gratuita, campanellina. Inoltre vi ricordo che questa è la pagina Instagram ufficiale del canale Nel Mondo degli Animali se volete andarla a seguire. E niente, se il video vi è piaciuto condividetelo e condividete anche tutti gli altri video che vi sono piaciuti, in questo modo mi aiuterete a far crescere questo canale. Per chi invece fosse interessato all'acquisto di una fototrappola, io questo modello ve lo consiglio alla grande perché è favoloso, trovate il link in descrizione anche del sito Amazon dove potete acquistarla. E niente, per oggi è tutto ragazzi, noi ci vediamo in una prossima avventura.